Carne a tutti, allora devo per forza farlo questo podcast stasera perché c'è una notizia che è uscita poche ore fa e dobbiamo farlo insieme. Da come vedete giù c'è scritto scandalo CNN e un gruppo di hackers. Non so se conoscete, Project Veritas, hanno praticamente Incastrato il direttore tecnico de, della CNN Con delle videocamere nascoste E lui si è praticamente aperto Ha cominciato a parlare di retroscena della CNN E mo, vi faccio vedere il video A rischio che ci chiudono la pagina Ma sapete cosa? Ma che cazzo me ne futta E, e io ve lo traduco dall'inglese, ok? Però è, è scioccante, è veramente scioccante quindi vediamo, sono due parti, vediamo la prima parte, sono otto minuti, ma vediamo di tradurlo, diciamo, al volo. Allora. Eccolo qua. O si chiama Charlie Chester, sicuramente nessun giornale italiano ancora ne ha parlato, ma penso fra due o tre giorni arriverà pure qualcosino in Italia, ma visto che con questi outlet di informazione sono così imponenti eh, nel mondo del giornalismo eh, come comandano in America comandano anche in altre nazioni ovviamente perché poi si trasformano in differenti altri emi emittenti televisive o giornalistiche in altri paesi ovviamente più soldi hanno più riescono ovviamente a propagarsi allora Qua comincia, vedete, Charlie Chester, Technical Director CNN, direttore del tecnico della CNN. E vediamo, fa, qua fa il discorso su, su come trattano praticamente questa roba che leggete qua. Eh, che io non posso dire, sennò poi Facebook o YouTube mi censura. Lo Sentiamo: Gangbusters are detto veramente... Gangbusters are right? Which is why we can't death toll on Parlare del Copitz, lo chiamo Copitz, ok? Copitz19, uh, ha detto è un uh, gangbuster, significa che veramente lui come ratings, cioè come in Italia li chiamano lo sharing, non lo so perché, però in Italia lo chiamano gli shares, che significa appunto la, uh, il tipo di, di ascolti ecco, che fanno, è veramente assurdo. Ed è così alto ed è per questo motivo dice lui che dobbiamo mettere qui alla destra qua vi fa vedere un, un servizio della CNN alla destra devono mettere sempre i casi delle morti eh, alla destra diciamo di chiunque sta per essere intervistato in quel momento ok Quindi andiamo avanti adesso questo era solamente un, una parte iniziale poi faremo tutto il discorso vediamo cosa, dove ci porta no, bisogna dire che praticamente lui si sta aprendo perché la tizia che è uscito con lui è una appunto di questo gruppo di hackers e lui si pensa appunto non so se sta esagerando o ormai se n'è andato forse dopo la seconda birra non lo so ha perso le staffe e sta cominciando a dire veramente di tutto ok e... quasi si sente tutto sente sì. E quindi si sta aprendo proprio, probabilmente col pensiero che poi deve andare a trombare con sta tizia. E lei invece gli fa dire tutto, tutto, tutto quello che, che gli serve sapere. Ok, qua fa vedere praticamente il, la parte che dice uh, se era più alto il il numero delle morti sarebbe stato molto meglio per gli ascolti, ma adesso questa è solamente una parte iniziale, adesso parte tutto a capo. Fear. Fear. La paura che fa salire i numeri. No, it, out loud, ma it's obvious. Ok. So doing, it's è una forma d'arte. It's always leading them in network cares more about than the truth? Oh, questo qua che sta parlando è il capo del, del gruppo di Project Veritas, giornalisti mischiati a Akers. E sta dicendo cosa succede quando il giornalismo si dedica più agli ascolti che non alle notizie vere o gi giusto alle notizie. In the CNN, Media, è... E questo è il caso della CNN che è gestita dalla Warner Media. E sembra che la CNN ha dovuto, arriva dovuto arrivare ad altri metodi in maniera da farti rimanere davanti alla televisione a guardare le, le notizie. Non importava se non erano vere o meno. So Tutto quello che state per vedere adesso è così scioccante riguardo il COVID impact, but have never been able to che tutti stavamo sospettando ma non abbiamo mai potuto confermare fino ad adesso. Vai. Fear. Like fear really è la paura. dice, La paura è veramente che porta avanti i numeri e fra virgolette, ovviamente gli ascolti tv, does, right? eh, lo fa, sai, è il giorno più, sono i giorni più contenti per, per il giornalismo, ragazzi. Quando c'è la paura di mezzo the happy days in news la gente probabilme, probabilmente se non ci fosse la paura in televisione spegnerebbe la tv e andrebbe con la loro famiglia non stanno attaccati eh? a... a meno che non c'è qualcosa che li unisce them, like come tipo il, il, la discesa sulla luna o qualcosa del genere la paura è quella che ti tiene praticamente intonata intonato diciamo nella televisione no? ti, ti tiene comunque attaccato qual è la cosa più paurosa che deve avvenire nella prossima volta sai le notizie tristi non vanno bene con gli ascolti. Se puoi avere qualcuno spassionato, probabilmente può andare molto bene con gli ascolti. Ma le notizie tristi non vanno bene, a meno che okay. non vanno bene, non li diciamo non li influenza direttamente. Copitz invece è una magia con gli ascolti. Mamma mia, è il massimo perché gli ascolti sono alle stelle con Copitz. Come dicevo prima che è per quel motivo che mettiamo il eh, la conta dei morti sulla destra. Like... Certe volte lo guardo e dico: facciamolo ancora più alto, la conta, alziamo il numero. Look it and be like, Let's make it higher, like, why isn't it high enough, you know, today? Like... perché non è così alto oggi? Perché? Perché farebbe ancora di più il punto, diciamo, che vogliamo far credere, diciamo, alla televisione. Ma che cazzo sto facendo? Eh? Questo è un problema. Che lo stiamo facendo? Non so perché manco sto tifando perché devo vedere più morti, diciamo, sul... sullo schermo. Eh, la ragazza dice, beh, aiuta con gli ascolti, no? Sì, sì, dice lui, sì, ma a quale scopo, alla fine? C ho un lavoro, dice Ma quando ha detto qua una cosa particolare, ha detto, sure like I'm happy about that, in quel senso intende mm, come se sono contento, cioè non è manco contento del lavoro che fa. I don't know. Um okay. I don't know. Who gets to like decide how long that stays on or like La chi è che decide queste, queste cose che voi dovete dire? Il capo della, della rete I've been in in the room many times where my director tells me take it down Ok, dice varie volte mi metto dentro la stanza dove, va, dove sta il mio capo. E il mio capo ogni volta mi chiama e mi dice: Niente, chiudi questo, buttalo giù. Buttalo giù, ma bisogna vedere che cosa intende con buttalo giù. Probabilmente quando c'è qualcosa che non funziona. E poi prende una telefonata come la, il telefono di, di Batman il, il Batphone lo chiama ed è letteralmente un, un telefono rosso come lo, come lo... speciale telefono rosso Squill e loro aprono, cioè prendono il telefono e il produttore lo... Ascolta, e tu senti mormorare, no? E a... so ogni tanto lo mettono su viva voce, it's like the head of the being like... e e c'è il capo: il loro capo che dice: Non c'è niente di quello che voi state facendo in questo momento. Momento che mi vuol far guardare la tv. Mettete di nuovo in alto i numeri. Si intende sempre il numero dei morti in questo caso, perché questa è la cosa più, no, più eh, allettante, diciamo, per il pubblico da vedere. Perché è la cosa più incredibile che abbiamo. Quindi So, Quindi cose come questa sono costantemente parlate. Queste cose si parlano tutto, ogni giorno, ogni minuto si parla sempre di questa cosa. So Questo è Rachel Hoffman, sarebbe la, la, il producer grafico della CNN sempre. E il loro capo si chiama Jeff Zucker. Quindi, Molly, sta dicendo: È più che altro se lui, se lui, se Chester, lui chiama, ma lui, questo qua del Project Veritas, ci spiega un'altra cosa. Vediamo se dice: primo di come Jeff Zucker è really a minute on the screen covid graphics oh, è un control freak questo Jeff Zucker in pratica lui sta dicendo da quanto risalta fuori da queste investigazioni sembra che ogni minuto questo Jeff Zucker sta rompendo i coglioni a tutti i suoi giornalisti dalla CNN riguardo anche i più minimi particolari delle grafiche di tutti i servizi che fanno Charlie to... infatti Charlie Chester si riferisce anche a questo Telefono rosso nella stanza the folks, it's all about perché ricordatevi: l'unica cosa che ci interessa sono gli ascolti. Ma gli ha fatto una domanda particolare. Uh, lei gli ha detto: perché voi alla CNN non fate vedere comunque i eh, visto che fate vedere anche. Uh, I morti, no? L'ammontare dei morti, il, la crescita di tutti quelli che stanno morendo. Perché non fate vedere anche quelli che, che si recuperano, no? che, che guariscono? Rates. Oh, um, Lui sta chiedendo: uh, Quelli che recuperano? Who's had it and then... The recovery. The recovery. Ah, quelli che l'hanno avuto e poi si sono ripresi? Um, perché non Ah, perché non fa paura, ha detto. Se non fa paura. Non penso che lo, lo vogliono mettere per quello. Perché non fa paura. Se tu metti sono. si sono riprese mille persone. Non, non fa paura. Quindi è inutile metterlo. Se lo blood, se sanguina ha detto: If it bleeds, it leads. cioè, se sanguina, fai centro. in pratica. Questo è il loro motto dentro la CNN: Se sanguina, fai centro. If it bleeds, it leads. Wow. If it bleeds, it leads. Yeah. I like that. Uh -huh. eh, la Tizia pure sta facendo l'indiana, come si dice, dalle nostre parti: dice, ah, if it bleeds, it leads. mi piace come, come, come frase non penso che mai nessuno l'ha detto ad alta voce queste cose, è ovvio, basato su la di storie che facciamo di di notizie che tiriamo fuori. segmento chiamato la, come il fatto che abbiamo un segmento di una sezione diciamo delle, del giornale che si chiama The Good Stuff, la roba buona, che è una cosa che vuole farti sentire bene. Thing, Però è dedicato mh, a momenti verso la fine, come, quasi come il, il gelato per farti sentire meglio. <ride> C'è bastardi, veramente. To like, like be the ice cream per alleviare, you know like, qualcosa like, you know, like di sweet. Devo tutto quello che hai visto durante te il telegiornale e alla fine ti lasciano in gelato. In Italia un po' sarebbe come alla fine mettono sempre il calcio, no? <ride> with, um, else is like Perché tutto il resto è una tragedia totale. I mean, it's, it's human nature, I mean, like I find myself. Dice, voglio dire, è come la natura umana. Voglio dire, io mi trovo me stesso, dice lui. A, a trovarmi. a leggermi o guardarmi più le notizie quando c'è qualcosa di più pauroso. Um, watching more news when there's something glooming and scary. Chester seems to have lost faith. CNN's ability to do honest reporting, non solo at CNN, ma in news I mean, non Lui sembra, ha detto quello di Project Veritas: ha detto sembra che questo tizio qua, Chester, sembra che ha perso veramente fede anche nel suo verso l'azienda per la quale lavora, e anche verso il giornalismo in, in, in genere. Perché qua dice, voglio dire. Non esiste nessun tipo di giornalismo eh, imparziale. È proprio è inesistente. Perché ci sono. There's too many agendas, che vuol dire ci sono troppi interessi di troppe, troppe parti, da troppe aziende, compagnie, multinazionali. Ci sono troppi interessi. Non lo so come lo tradurrebbero agendas in italiano, perché ovviamente non, there's too many agendas non vuol dire che ci sono troppe agende. <ride> tipo diari no? però sono curioso a questo punto perché a questo punto potrebbe essere vediamo translate vediamo come com lo fanno agenda in italiano agenda Sì, ciao lo traduce in agenda no comunque è, è un false friend non significa agenda <ride> come il diario <ride> Non anzi. There's too many agendas vuol dire appunto ci sono troppi interessi da troppe parti. Tipo se un politico ha un interesse di far entrare suo figlio dentro un'azienda, eh, quella è la sua agenda. Cioè fare entrare suo figlio in un'azienda. Se l'altro politico vuole fare entrare suo nipote in un'altra azienda, lui c'ha un'altra agenda. Quindi, there's too many agendas, ci sono troppe agende, ci sono troppi interessi da più parti. Eh? Is, um, però la cosa più importante è che è inutile che pensate che esista il giornalismo imparziale so tutti, tutti seguono una, una certa linea è installata da quelli che fanno suonare questo telefono rosso c'è troppa gente che ha lavoro e lavori che hanno bisogno di dare da mangiare alle proprie famiglie eh, per essere imparziale quindi deve essere parziale e deve essere perché secondo questa frase che lui sta dicendo è praticamente se non ci sono queste agendas se non ci sono questi interessi non c'è sicurezza per il futuro e quindi non c'è da mangiare per le loro famiglie ovviamente quindi se loro sanno che se abbassano la cresta e non fanno giornalismo come andrebbe fatto cioè riportare la notizia e basta eh, se seguono quello che questi grandi magnati eh, da dietro le quinte chiamano a, al telefono rosso e dicono a loro quello che devono fare eh, sanno che avranno futuro e avranno da dar da mangiare le proprie famiglie insomma è impossibile la most news grassroots kind of people... questo oggi fa un, un occhiolino pure a noi. Ha scritto: ha detto la roba più imparziale. È roba proprio questa ai bassi ranghi, cioè dai garage delle persone che fanno i podcast, of the podcast that's the most get, you know? Questa è la cosa più imparziale che puoi prendere, insomma, che puoi andare a trovare. Um, Sfortunatamente il trend è che quando sta, cominciano a fare soldi, con queste, credo che si intende ai, ai podcast e tutte queste cose in, in, diciamo imparziali. Start <laughs> Una volta che cominci a farti i soldi, eh, ti, facendo un podcast essendo, diciamo, tipo, imparziale, cioè dici le cose che tu pensi o se sei un giornalista di quelli che va sulla strada, diciamo, a dire le cose come le vedi, una volta che cominci a fare i soldi ti rendi conto di quanti altri soldi, eh, parecchi di più, ti puoi fare se cominci a leccare il culo a queste situazioni. E infatti lui dice moving up, cioè salire di, di classe, no? Bye bye. E anche se tu sei partito dal, dal garage a fare un podcast che parli del, della giustizia e che cazzo ne so io. Eh, a un certo punto che comincio a farti un po' di soldi, comincio a vedere: ah, però non è male. Se dico, eh, se dico una cosa a favore di quel politico, mi arrivano. Non lo so, 200.000 visualizzazioni in un giorno e quindi cominci a crescere sempre di più e alla fine distruggi quello che ami, cioè che a cominciare era quel podcast che facevi nel garage, poi lo distruggi perché appunto diventi la, la puttana del, del telefono rosso in pratica. E dice tu pensi anche che la CNN ha fatto questo? E lui dice sì, proprio non ci ha manco pensato. Detto, non penso che la CNN è niente di differente riguardo a Fox. E ora bisogna fare un po' di contesto perché in America sapete che la Fox eh, sarebbe l'ultra destra, la CNN sarebbe ultra sinistra. Ma alla fine stiamo parlando sempre della stessa troiata: non, non c'è né sinistra né destra, sono solamente delle, degli studi televisivi dove, giornalistici dove fanno quello che devono fare che appunto gli dice questo magico telefono rosso I think ha detto no non penso che, che la cnn è differente da fox news ma sono sono son un, son un lato differente sembrano al pubblico abbastanza altruistici i think we buried the lead a lot. I think we... però sono abbastanza nascoste. Lui cerca di spiegare a sta tizia, non lo so che cazzo ha fatto questa per riuscire a farlo uscire così tante volte in differenti locali. E continuano a parlare. Es sempre dalla CNN. Cioè, o lui è un super coglione, non lo so. O. boh. E mo gli sta spiegando: Hai ah, mai visto? E poi ci pensa un attimo, invece eh, dobbiamo stare insieme da qualche parte eh, e guardarli insieme perché così io ti posso dire che cosa sta succedendo sullo schermo e ti posso spiegare meglio. Listen to the way they ask questions. Tipo, ascolta questo. L'abbiamo fatto l'altra volta con Bruno Vespa, tra l'altro. Mo' sentite che dice: dice Ascolta la maniera come com domandano, come fanno le domande, come pongono le domande, no? Perché non stanno veramente ponendo le domande. Dice chi? È qualsiasi giornalista alla CNN, qualsiasi reporter alla CNN. Quello che loro veramente stanno facendo è: stanno dicendo alla persona che stanno intervistando quello che deve dire. E poi dice It's an art form in there Dice di, Là dentro c'è proprio Una forma d'arte Sta praticamente parlando Di propaganda Come ne abbiamo già parlato Del famoso Bernays E Vai It's an art form in there There's an art form to it But it would be like The accident thing you saw Right? Like One of quarters Would be like Ah, ok, lui mi sta dicendo come quell'incidente che abbiamo visto prima, ma non si sa che cosa hanno visto prima, ma dice c'è questo uomo che prende la macchina e va all'incrocio e praticamente va a schiantarsi dentro questa macchina, no? E mettiamo che la CNN sta là a vedere... È arrivata diciamo, a fare il reporting, eh, a fare giornalismo su quello che è successo. Ed è sfortunato il fatto che la nostra uh, infrastruttura of... dei semafori e qualsiasi altra cosa sta praticamente cadendo a terra in tutta la città diciamo sta dicendo che tutti i semafori sono mal messi in tutta la città a livello di infrastruttura in uh, in um, come ti senti eh, riguardo i, i semafori e le infrastrutture e tutto il resto quindi ha già praticamente dimenticato del tizio che si è andato a schiantare con la macchina dentro un'altra macchina, e poi dice: We leave them to talk. Cioè, dice proprio: gli, Noi li guidiamo a dire le cose che noi vogliamo che loro dicano. Che è la stessa cosa che, ripeto, Vespa ve lo farà ogni, ogni sera. È un mago ormai. E tanti altri lo fanno. Però, lui è uno dei maestri probabilmente. Di fare delle domande particolari in maniera da ottenere

Sempre come portarli guidandoli in quella direzione prima che loro ancora stanno aprendo la, la loro bocca. E le uniche persone che le faremo uscire in TV, per la maggior parte, sono persone. per la maggior parte sono persone che hanno un track record di prendere il bait. <ride> che hanno provato diciamo con la loro nel loro passato tutti i loro interventi che hanno avuto praticamente in tv che hanno sempre preso l'esca sto dicendo in pro quindi quelli che vengono invitati o che rimangono in tv sono sempre quelli là che comunque hanno boccato e quindi se loro hanno detto eh, ma com'è l'infrastruttura uh, come sono i semafori e loro hanno risposto ad hoc cascandoci diciamo non si sa se ci sono cascati diciamo volendo o non volendo, eh, però ci sono cascati e quelli continueranno a chiamarli sempre se sei uno che è leggermente scomodo e vedono che per 30 secondi tu cerchi di tergiversare Dice sì ma qua la notizia vera è che quello là è entrato con la macchina dentro un'altra macchina non ti chiamano più quindi tu sei, sei fuori e tu certe volte ti chiedi ma come mai questo qua sta sempre in televisione e un altro invece lo vedi mh, quasi niente qualcosa mi fa pensare quasi a, a, a in Italia quando in periodo delle votazioni vedevo Salvini dappertutto cioè era una cosa incredibile eh, fa pensare pure questa cosa insomma cioè qualsiasi oppure che ne so Zingaretti che cazzo ne so qualsiasi sempre, li vedevi sempre da, dappertutto pur Mentana è uno alla, alla Vespa eh pure aumentano la salunga. comunque andiamo avanti qua dice io penso che c'è un'arte per la manipolare mi sa che qualcuno se n'è accorto lei domanda ma nei media o dici proprio in generale e lui dice in media e anche nelle conversazioni normali i che quando comedi qualcuno a quando stai qualcuno che, che ti sta praticamente seducendo, tu cominci a sentire come, uh, come mettono in sequenza le parole. O come spiegano le loro cose. Diciamo quando ti stanno parlando. Inflione. O dire le cose due volte. Questa è una cosa molto importante che trovate pure su, sui libri di, di Bernays che dice in pratica: se cioè voi mi mettete veramente su internet. Perché sulla TV è impossibile fare perché sulla TV se c'è un servizio passa una volta. E poi se sei fortunato, quando ti trovi di nuovo davanti alla TV, passa un'altra volta e trovi un'altra volta. Ma, se vai su internet o ti scarichi l'intervento di un politico, magari uno in gamba pure ti accorgi come lui sta dicendo l'inflessione che usa nelle parole eh, il fatto che prende alcune parole e lo dice due volte queste parole durante tutto il discorso anche se il discorso non c'entra un cazzo tipo il periodo di Monti, che ne so, dieci anni fa dove è nata questa moda di dire sempre la parola spread, spread, spread anche se nessuno mai ha spiegato ma che minchia è questo spread però lo sentivi sempre di... eh perché lo spread di qua... Di là, 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 lo spread... Da, 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 da. quindi non importava quello che stava in mezzo lo spread... la parola spread veniva usata come una specie di intercalare alla fine io sento ancora gente oggi che parla di spread ma se gli, gli chiedo di scusa ma spread cosa significa? Dico, eh lo spread... Eh, mh, mh, non lo sanno ok? quindi lui dice l'inflessione il dire le cose due volte una parola precisa solamente due volte ci sono piccole eh, sottigliezze su come manipolare le persone. People dicendo. qual è la differenza dice lei a fare quello. Fra diciamo un tu per tu fra due persone. E, e farlo invece con un'organizzazione di giornalismo: oh, sì, sì. Cioè, è e dice: eh, è abbastanza per cambiare il mondo, sai, you know? yeah. non è quello, è quello il piano? C'è un questo time di c'era un piano detto, eh, penso questa volta ha funzionato tipo quella roba di Trump oh, qua dice una cosa perché lo dice nell'altro video che non so se vediamo stasera ma questa è la parte 2 nella prima parte parla anche di come la CNN ha preso proprio a cuore il fatto di voler sminuire ogni singola cosa che ha fatto Trump che voglio dirlo prima del tempo non sto in nessun modo dicendo che mi sta simpatico Trump ovviamente però ovviamente se una testata giornalistica ha il compito di buttare a terra praticamente un, un politico eh, non è tanto giornalismo questo è poco ma sicuro yeah, Infatti lui dice sì, quella roba di Trump è funzionato, cioè vuol dire che non l'hanno più votato poi con le, eh, con le votazioni diciamo di, di Biden, ovviamente. Però guarda l'altro lato come stavano devastati, e cioè pure che dalla parte di Biden ovviamente cioè, è difficile conoscere una persona che veramente impazzisce per Biden che è veramente una delle cose più inutili che esiste sopra la faccia della terra so, were we the guys? The bad guys. quindi ha detto eravamo i, i buoni o i cattivi e eh, dipende da quale lato da quale lato lo, lo, lo guardi diciamo. it, though, you know? yeah. come questo qua di Project Veritas Chester è totalmente consapevole che CNN ha della potenza che la cnn ha sulle persone. his words should caution people everywhere who takes the journalism at these corporations seriously he tells us not to take it seriously chester tells us explicitly how the news business works now if you thought this was bad stay tuned for the next one because in the next one chester gives us cnn's roadmap to the reality that they want you to believe. Wow, ok, lui è, è un... Um, è James O'Keefe il capo di, di Project Veritas, ma sono una ventina, trentina di persone mischiate fra giornalisti, eh, indipendenti e hackers. Eh, lui sta davanti alla CNN adesso che ho già visto sul sito che hanno messo dei video dove lui va da questo Chester e gli fa delle domande. Eh, e questo Chester non risponde perché ovviamente ormai è imbarazzato, probabilmente il capo della CNN gli farà il culo a muto, come si dice dalle nostre parti. A quel Chester, diciamo. E niente, è interessante sapere come va a finire, anche perché la CNN è un punto di riferimento per ogni tipologia di mainstream media in tutto il mondo, no? E soprattutto anche l'Italia. Sarebbe interessante se c'è qualche collegamento anche con qualche, uh, con qualche giornalismo uh, in Italia. Comunque chiudiamo un attimo qua e vediamo che cosa state dicendo nella chat. Spero che vi sta interessando sta cosa perché a me mi ha preso proprio eh, a manetta. Buonasera Vannu, C'è sta succedendo? Ui <ride> ste Macio Capatonda, il passante professionale, praticamente. <ride> Taking the bait, HP ad <ride> Esattamente. No, dovevo farlo per forza perché so che praticamente non ci saranno giornali uh, italiani che ne parleranno di sta cosa, ne dubito, però eh, io sono appassionato di hackers dai tempi di, di Kevin Mitnick, eh, sempre, pure la situazione di Wikileaks con Assange, ho sempre seguito sta roba degli hackers che fanno ste robe, mi, mi, mi appassionano. E Appena ho visto questa notizia, perché io sono iscritto al loro canale su, su Telegram, ho detto no, bisogna farla anche una traduzione in italiano, sta cosa perché. Porca puttana, voglio dire. E se Questa roba la fa la CNN, ovviamente, aspettatevi che lo fanno anche <ride> chiunque altro, e niente. Io penso che con questo ci sono. Adesso chiudo il video così lo posso caricare su, su YouTube. Lo mando là sopra, insomma. Va? E... Grazie, Robè. Interessantissimo. Grazie, voglio. Mannaggia a te, mannaggia. Ah, c'è un moon strano. E niente. Va' io. Vado subito a caricarlo su YouTube. Mi raccomando a voi. Vagno, vi lascio con la sigla finale. E

Mi piace la chitarra nuova, me ha detto: otto corde, un trattorio.